Buongiorno, buongiorno, benvenuti e benvenute in questo vlog. E perdonate la mia faccia perché mi sono appena svegliata, quindi diciamo che non sono proprio in condizioni molto presentabili con il pigiama. Ho deciso di registrare questo vlog perché in realtà ogni tanto me li chiedete, quindi appena possibile, appena ho tempo, appena mi posso organizzare per registrare lo faccio. Io oggi passerò buona parte della giornata a casa dei miei e ne approfitterò per fare il ritocco, perché è passato oltre un mese da quando ho fatto l'ultima tinta, che a sua volta non facevo da febbraio, dall'inizio di febbraio, però vabbè, insomma, anche se qua in camera non si vede, va fatto il ritocco. Quindi in questo vlog vi porterò con me, vi farò vedere tutto, insomma, quello che riguarda i principali momenti della mia giornata. Adesso vado a fare colazione, ma prima che mi dimentichi, devo prendere l'integratore, perché mi hanno mandato qualche settimana fa una confezione di integratori per capelli da testare. Devo fare un ciclo di 2 mesi e poi, insomma, devo far sapere se ho visto dei miglioramenti a livello di alcune caratteristiche oppure no. L'integratore è questo qui, e la marca è Anurcap. Non so se lo conoscete. Praticamente mi hanno mandato una scatola così, mi hanno mandato questa scatola qui che dice Anurcap Nutri Complex per My Beauty Advisor, perché tramite My Beauty che mi hanno scelto come tester, e qui dice: dalla ricerca scientifica italiana la soluzione che non c'era. Vabbè, questo è marketing. Il compito di questo integratore dovrebbe essere quello di andare a rinforzare i capelli, quindi le radici dall'interno, il bulbo. Poco prima di ricevere la comunicazione che ero stata scelta, da qualche giorno stavo perdendo un po' di capelli. Questa è una casualità. Comunque io gli integratori per capelli ne ho provato uno, specifico per capelli ne ho provato uno qualche anno fa, che mi mandò un'azienda di cui non sto ricordando il nome, Cocolox, era in polvere, mi sono trovata benino. Dentro c'è melanurca, frutto estratto secco, selenio, melatonina, zinco acetato, biotina, vitamina B, rame, gluconato, vitamina B6, cisteina, ortica dioica, estratto secco, magnesio arato vegetale. Questo è un po' più ricco, diciamo, come integratore. Ho finito il primo blister e sono a metà del secondo, e devo dire che un pochino sto notando un leggero miglioramento a livello di caduta, perché quando vado a spazzolare vedo i capelli che rimangono nella spazzola. Però poco prima di iniziare mi ricordo perfettamente che ne perdevo tantissimi. Sicuramente complice anche il cambio di stagione, però io non ho mai sofferto tantissimo di caduta di capelli, boh, non lo so. Appena finisco di fare colazione, salgo sopra sul terrazzo e vedo com'è la giornata, anche perché è un rito che faccio praticamente quasi ogni mattina, perché mi piace salire sopra e respirare l'aria. Sto facendo colazione con il latte caffè e il cornettino di Lidl, quelli che vi ho fatto vedere nel video svuota la spesa. Allora, il cornetto è piccolissimo, ma guardate quanto ripieno c'è. No, sono strapieni di crema. Vedete, sta fino in fondo, non so se si nota. Questi cornettini sono veramente buonissimi, uno spettacolo. Li ho messi 10 secondi nel microonde, quindi si sono ammorbiditi e si sono scaldati un pochettino. Cioè, uno, perché comunque ne mangio uno. Non esagero, anche se mi verrebbe da mangiarli tutti. Giornata bellissima. Pronta, mi sono data una sistemata, ho fatto una doccia, trucco ovviamente quasi zero perché ho messo solo un po' di correttore, ciglia finte magnetiche e stop, anche perché poi devo mettere la mascherina, perché prima di andare da mia madre devo passare un attimo da H&M, perché lì ci sono i costumi coordinabili. Io, per quanto riguarda la questione costumi, sono costretta a prendere i coordinabili, perché di sopra ho una misura, ho la lattaria soresina, di sotto sono un po' più stretta. Ho visto che quest'anno c'è la taglia E, cioè la coppa E, perché io comunque la quarta D mi andava pelino 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 stretta, mi serviva giusto una misura di coppa più grande, e quest'anno ho visto che c'è la quarta E. Ho visto che hanno messo tantissime misure per i balconi, diciamo, un po' più accentuati, quindi siccome quelle sono sempre le misure che si finiscono prima, devo andare a vedere se riesco a trovare qualcosa, almeno uno, anche perché il costo è veramente molto conveniente, perché se quello che ho visto sul sito è disponibile in negozio, tutto dovrebbe venire sui 25 euro. Io di solito per i costumi spendo minimo 50 euro a costume.
arrivata a destinazione, finalmente sono arrivata a casa dei miei. A parte il fatto che da H&M non ho trovato niente, perché non c'era niente della mia taglia, quindi mi sa che mi toccherà, come ogni anno, quasi ogni anno, perché l'anno scorso non l'ho comprato, da Yamamay. È successa una cosa bellissima: finalmente posso salutare questo telefono sostitutivo che era di mio marito, perché avevo mandato il mio in assistenza che aveva un problema alla fotocamera. Mi è arrivato il messaggio che il telefono era stato riparato ed era tornato al centro di smistamento, quindi potevo andare a ritirarlo. Ovviamente, appena uscita da H&M, mi sono fiondata a prendere il mio telefono. Mamma mia, che felicità, non potete capire. Io poi comunque ovviamente prima di lasciare il negozio ho verificato se il problema era stato risolto, perché comunque era soltanto un problema della fotocamera. Finalmente fra le mie mani finalmente è stato riparato, infatti la fotocamera va benissimo. Oggi a pranzo con noi ci sono anche mia nipote e mia sorella, poi tra l'altro si è fatta anche una certa, perché l'1:20 ho visto che mia madre sta facendo la pasta al forno, poi ho visto le polpette, insomma sono passato un attimo giusto per salutarla, sono venuta qua in camera per lasciare tutto, c'è la pasta al forno e le polpette che mi chiamano. Buon appetito. Sto rotolando, ogni volta che vengo da mia madre esco da qua rotolando. Fra un po' vado a fare ritocco, comunque tinta o ritocco che sia, quando la faccio me la mette in testa sempre mia madre, quindi quando vengo qui ci pensa lei, ovviamente per l'applicazione, per quanto riguarda il lavaggio e tutto il resto ci penso io come sempre. E ne voglio approfittare per farvi vedere la scatola della tinta che utilizzo io, perché in molte me lo chiedete spesso, perché vi piace questo nero blu, e effettivamente piace anche a me, perché da quando l'ho provata per caso mi è piaciuta moltissimo ed ho continuato ad utilizzare sempre questa. La tinta in questione, il nero blu famoso che mi chiedete sempre, è questo qui, della marca Inebria Color 1.10 nero blu. Il tubetto è da 100 ml, si vende solitamente in negozi che hanno forniture per parrucchiere ed estetiste, perché questo è un marchio professionale, però si può trovare anche online. La scatola è questa, così eventualmente se dovete cercarla sapete che aspetto ha. Sopra dice crema colorante professionale per capelli con semi di lino e aloe vera. È una tinta con ammoniaca e non ha un inci verde o bio o naturale. Siccome da 2 mesi sto seguendo il metodo, e questa comunque è una domanda che mi è stata fatta spesso, che mi viene ancora fatta spesso, quando si segue il metodo e si utilizza una tinta che non è approvata dal metodo, è sufficiente fare il final wash con uno shampoo con solfati adatto per andare a rimuovere tutte le sostanze che sono contenute nella tinta. Volevo fare ritocco per stare un po' più sistemata, anche perché fra 2 giorni è l'anniversario di matrimonio mio e di Antonio, facciamo 4 anni di matrimonio. Sta uscendo il sole, prima c'era era tutto coperto, adesso sta uscendo il sole. Ora entro nella stanza. Come final wash da fare dopo la tinta, ho portato questo shampoo, il nuovo Fructis Hey Food alla banana. Poi farò una maschera che terrò in posa per mezz'ora. Andrò a fare questa Hey Food alla macadamia, perché la trovo molto 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 nutriente, mi piace molto, anche perché non mi va neanche da appesantire, mi va a lucidare tantissimo il capello. E quindi come maschera da fare dopo aver utilizzato lo shampoo farò questa qui, la terrò in posa mezz'ora, andrò a risciacquare e poi faremo lo styling insieme, perché voglio farvi vedere all'opera il famoso gel di cui mi chiedete ancora info, che è questo qui di Eurospin. Mi sto trovando benissimo, appena lo terminerò ne comprerò un altro. Poi costa pochissimo, perché 99 centesimi 250 ml di gel. Io che quando faccio lo styling ne uso un bel po', perché comunque mi devo assicurare di prendere tutti i capelli, non posso lasciare delle zone scoperte altrimenti la piega esce una cagata. Quindi usando un bel po' di gel, questa è un'alternativa ottima ottima come styling. Su Instagram l'altro giorno ho postato un video nel quale vi facevo vedere il risultato del wash day e con quali prodotti avevo utilizzato questo gel in combo con questa mousse. Risultato meraviglioso, avete visto anche voi. La scorsa volta era la prima volta che utilizzavo questa mousse, devo dire che mi è piaciuta moltissimo, perché comunque il gel già sapevo come funzionava sui miei capelli, ma gel più questa spuma ho avuto un risultato fantastico, cioè veramente ho visto molto molto volume, la piega si è mantenuta benissimo. Vorrei provare a fare un wash day facendo lo styling solamente con la mousse per vedere come viene il risultato. Ecco, magari se volete un video dedicato alla mousse per vedere come viene lo styling soltanto con questa, scrivetemelo sotto nei commenti che lo facciamo. A questa tinta vado ad addizionare acqua ossigenata a 10 volumi, perché comunque il tubetto viene venduto da solo, l'acqua ossigenata si deve comprare a parte, e utilizzo quella a 10 volumi. Facciamo sto ritocco e vediamo di darci una risistemata.
finito di fare il lavaggio. Allora, mi sono dimenticata di portare il panno per i capelli, quindi ho preso un vecchio asciugamano che c'era qui e con la salvietta specifica stavo iniziando a togliere i residui, l'alone diciamo di tinta. Quindi dopo aver rimosso tutto inizio con lo styling, però mi sa che mi devo spostare nell'altro bagno perché qua non riesco a montare bene il supporto per la fotocamera. Quindi adesso rimuovo tutto e poi ci vediamo nell'altro bagno per styling, asciugatura e risultato finale. Allora inizio a fare lo styling, inizio prendendo una buona quantità e poi aggiungo man mano, faccio questo modo, così, tanto tanto scratch come sempre. Ok, e adesso vado di mousse, sempre con lo scrunch. E adesso, prima di passare all'asciugatura, faccio lo scrunch finale con l'asciugamano e poi inizio ad asciugare. Inizio ad asciugare, ho portato il diffusore, quello là universale, qui perché su questo asciugacapelli va perfetto. Finito, adesso inizia a fare caldo davvero, eh? Il colore è uscito bene come sempre, nulla da dire. La piega un po' così, insomma, vabbè, si vede che è stato usato uno shampoo aggressivo, anche se ho fatto la maschera e l'ho tenuto in posa per mezz'ora, però al tatto si sente proprio che i capelli sono diversi. Quando utilizzo il Lopu oppure il co-wash, i capelli sono ultra morbidi, ultra ultra morbidi. Cioè, non sono usciti male, per carità, non sono usciti male. Poi comunque oggi non ho avuto il tempo di fare uno styling adeguato con i miei tempi, anche perché prima stavo di là, poi mi sono spostata di qua, poi ho perso tempo, poi non avevo il panno e avevo l'asciugamanino, quindi diciamo che è andato un po' così, però mi interessava fare il ritocco. Io direi che il vlog può terminare qui, grazie mille come sempre per la compagnia, vi do appuntamento al prossimo video, ci vediamo alla prossima, ciao!